Siamo nell'azienda agricola Masseria Saraceno, situata ad Atella in provincia di Potenza, nel Vulture Melfese. Siamo con Domenico Saraceno e Marco Saraceno, il padre fondatore dell'azienda e il figlio che ne sta seguendo l'evoluzione. Ci può raccontare la storia, quando è stata fondata e quali sono le produzioni agricole e agroalimentari? A me è sempre piaciuta la zootecnia, ho iniziato a sognare di fare una stalla con bovine da latte all'età di 16 anni, finito il liceo, e subito ho cercato di trasformare questa azienda, che era un'azienda che produceva un po' di cereali e nulla più. L'azienda agricola Masseria Saraceno comunque si è evoluta e si è anche avvicinata agli investimenti legati alla multifunzionalità, anche attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Ecco, come sono state colte le opportunità offerte dall'Europa? Ma innanzitutto ci siamo resi conto che erano opportunità utili alle nostre dinamiche d'impresa, quindi abbiamo tentato di fare il possibile per poterle cogliere. Abbiamo rimodernato le nostre strutture prevalentemente in funzione di quelle che le normative nel tempo ci hanno imposto, anche per tutto quanto attiene normative igienico-sanitarie, benessere degli animali e quant'altro. Quindi, intercettando queste possibilità di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, abbiamo rivisitato prevalentemente le strutture e acquistato attrezzature per rendere la nostra azienda sempre più competitiva, sempre più presente sul mercato. E dalla zootecnia abbiamo fatto un'analisi rispetto a quelle che potevano essere le potenzialità per differenziare le nostre possibilità di reddito in azienda, ci è venuta qualche idea. Tra queste sicuramente la più importante è quella di arrivare ad immaginare un utilizzo dei reflui zootecnici per poter produrre energia elettrica che in questo momento come azienda cediamo completamente alla rete. Ecco, questo investimento è stato realizzato grazie alla partecipazione ad un bando indetto dalla Regione Basilicata, Dipartimento Politiche Agricole, Autorità di Gestione del PSR FEASR. E in questo momento come si sta evolvendo questo tipo di investimento e se è cresciuta la redditività aziendale grazie quindi alla produzione e alla vendita di energia attraverso le biomasse? Ma assolutamente sì, siamo in funzione con l'impianto dal 12 dicembre 2012, siamo al quinto anno e devo dire che insomma ci ha molto aiutato nel diversificare e nel aumentare le nostre performance reddituali come azienda. E riguardo al futuro, quali sono i progetti futuri, sempre riguardo la multifunzionalità ma anche altre forme di impresa? Tenteremo di andare sempre più verso tutto quanto sarà possibile realizzare per garantire ai nostri animali il benessere più elevato, ma soprattutto l'obiettivo che abbiamo è quello di cercare di ritornare un po' all'antico come zootecnia, ovvero provare a reimmaginarci una certificazione in biologico del nostro allevamento per poter poi chiudere la filiera con la nostra altra realtà produttiva che è Fattoria Donna Giulia, che è una centrale del latte qui in Basilicata, per poter arrivare ai consumatori con un prodotto che sia il più naturale possibile, il più corrispondente a quelle che sono le caratteristiche straordinarie del territorio di Lucania, che devono essere assolutamente sfruttate, comunicate e devono arrivare al mercato nella maniera più semplice e naturale possibile.